Devo ringraziare Stefano Falotico che mi ospita sul suo canale YouTube, anche grazie a queste collaborazioni a cui tengo particolarmente. Ma ora veniamo a Las Vegas. Avendo deciso di sposarsi con una donna molto più giovane di lui, l'attempato Billy a tutti i costi vuole invitare al matrimonio Paddy, Erci e Sam, amici d'infanzia e coetanei. La cerimonia è prevista a Las Vegas. Dunque, i divi invecchiano e con loro anche le storie che interpretano si modellano sull'età che avanza. Dopo Stallone e Schwarzy, ecco un altro gruppetto di vecchie glorie misurarsi con il viale del tramonto. I quattro fanno i conti con inciampi in vero abbastanza prevedibili, tutti ostacoli sul duro cammino della terza età. Donne, attività sessuale, sforzi eccessivi, rimorsi, ricordi del passato, vendette da prendersi. Al di là di adeguarsi al copione, l'aspetto prevalente resta quello del cinema nel cinema, ossia il Paddy De Niro vale per tutti gli altri De Niro del passato, e così per Douglas, Freeman e Klein. E va detto anche per Las Vegas, una città che da sempre è cinema. Così il film nel film si moltiplica all'infinito, come un gioco di specchi che affascina, conquista, stordisce. E ora lascio la parola al Morgan Freeman italiano, Stefano Falotico. Ebbene, amici fratelli della congrega, non era preventivato questo racconto di cinema, no, non era prevista questa recensione. Di nuovo De Niro, è stato un caso. L'altra sera vengo contattato da David, che mi dice: sai che non l'avevo visto, non è male questo Las Vegas. Ah, se vuoi, mi ha ricordato che scrissi una recensione e sono rimasto stupito dalla sua risposta. È stato, diciamo, molto complimentoso e su WhatsApp mi ha lasciato questo messaggio che vorrei farvi ascoltare per auto venerarmi, imbrodarmi. No, mi fa piacere che la pensi così. Scusa, perdonami, ho letto la tua recensione, cioè tu scrivi da Dio. Scusa, perdonami, ho letto la tua recensione, cioè tu scrivi da Dio, dovresti sfruttarla questa roba qua, cioè sono rimasta a bocca aperta, tu dovresti fare le recensioni con questa capacità, non ti sta dietro nessuno, cioè sei tanto così ad avere un successo personale che molti si vorrebbero avere perché sei bravissimo. Cioè, scrivi in una maniera pazzesca, dovresti. Queste recensioni qua le dovresti scrivere direttamente anche su Instagram, cioè ti dovresti fare un nome, cazzo, ma anche su TikTok, cioè scrivi veramente. Ma tu perché butti via tutto quello che sai fare così con quattro gatti quando puoi avere un seguito impressionante? Cioè, va bene scrivere la recensione, ma scrivi veramente bene, cioè. Che miseria. Ciao Davide, scusa, ti rispondo solo ora, ti ringrazio. Ebbene, allora, per questa collaborazione con Walter, leggerò testualmente, senza perdermi troppo in giri di parole, panegirici e calembour. Ma chissà, forse ci scapperà una freddura. Due, tre. Oggi recensiamo un film, allora, datata marzo 21, 21 marzo del 2020. Questa è la recensione per cui ho ricevuto questi tanti bei complimenti. Allora, finché solamente a distanza di qualche anno dalla sua distribuzione nelle sale, da noi è avvenuta il 23 gennaio, dovrei controllare, sbagliare, chissà, del 2014, naturalmente io lo vidi essendo deniriano, subito, pare essere scomparso dalla memoria pressoché di tutti.
cioè è stato dimenticato nel giro di nemmeno una decade, una decina d'anni. Stiamo parlando di Last Vegas con la T finale, la T di Las Vegas, ci sono molte. No, allora, per la regia del veterano John Turturro, qui la pronuncia è difficile, quello di Phenomenon. Io sono un fenomeno, sono John Travolta improvvisamente. Il mistero dei Templari National Treasure. Che per l'occasione, grazie alla produzione della CBS, è riuscito straordinariamente ad assoldare per il suo film sceneggiato da Dan Fogelman, quello della canzone della vita Danny Collins con Al Pacino, un quartetto d'assi di premi Oscar d'eccezione. Non c'è Pacino, ma De Niro. Quattro attori irripetibili che non hanno certamente bisogno di presentazioni, vero? Michael Douglas, premio Oscar per Wall Street, molto contestato, ma meritato sostanzialmente. Robert De Niro, Toro scatenato, questo è incontestabile. Morgan Freeman, Million Dollar Baby come non protagonista, e anche Kevin Kline, un pesce di nome Wanda, Wanda Osiris. Lì c'è una grande Jamie Lee Curtis e anche lui come Best Supporting Actor, riuniti tutti assieme a Appassionato. ricordate, ecco, la freddura Jerry Calà in Vacanze in America, lì perde tutto, Casino De Niro, no, sì, lì, ma questa non è Las Vegas, è Las Vegas, la storia della mia vita. Ho fatto la fine di Sam Rothstein, no, che casino. Riuniti tutti assieme appassionatamente per tale Last Vegas, commedia scanzonata e dolce amara della durata di 1 ora e 45 minuti, forse involontariamente riciclata da Una notte da leone, insomma, di Todd Phillips. Vedete, poi De Niro l'avrebbe incontrato per Joker. Sì, The Hangover, Notte da leone in versione senile da pensionati arzilli interpretati da attori non più in giovanissima età che in maniera metacinematografica, scambiandosi piacevolmente il gioco con compiaciuta, lodevole autoironia, strizzano l'occhio alle loro navigate dorate carriere stellari, sorridendo loro stessi in maniera spassosamente dissacrante e nostalgicamente mai davvero patetica, sul loro inesorabile viale del tramonto da leggende viventi della settima arte. Questa è infatti la trama di Las Vegas. Allora, Billy è un ricco nababbo leggermente anziano, annoiato, diciamo, siamo eufemistici leggermente. Age, questo segnò il ritorno, assieme anche a quel film per la TV per cui fu premiato col Golden Globe, con Matt Damon, di Michael Douglas dopo il male, insomma, il cancro. Anziano annoiato in piena crisi esistenziale, aggravatasi peraltro in seguito alla morte di un suo caro amico. Proprio durante i funerali di quest'ultimo, fortunatamente Michael Douglas non è morto, chiede alla sua compagna, la quale potrebbe essere benissimo sua figlia, vista l'enorme differenza anagrafica che li separa, di sposarlo. O forse di spossarlo, perché no? Lei accetta incredulamente emozionata. Incredula. Ecco, incredulamente si può scrivere. Quindi non è poi scritta benissimo, è un avverbio che esiste? Sì, è un neologismo falotichesco. Allora, dunque, Billy non attende un solo attimo in più, decidendo di organizzare immediatamente il matrimonio nella città del vizio per antonomasia, la rutilante e scoppiettante Las Vegas. Più che altro lì molti uomini vanno per giocare, per trombare, insomma, sono anche scopanti. Patria lussuosa, quindi anche lussuriosa, dei capricci e delle insanevoglie più insanabili, da filibustieri e lupi di mare, del maschilismo godereccio in stile Porky's, questi pazzi pazzi porcelloni fuori tempo massimo. Ecco, Billy invita i suoi inseparabili tre vecchi amici di tutta una vita, ecco, star del cinema loro, ci incontreremo a Roxy Bar, no, no, per celebrare, subriacano, e poi cantano come Vasco Rossi quando è troppo, diciamo, brillo. Fastosamente il suo addio al celibato, vale a dire Paddy, De Niro il più restio e scettico nei confronti di questa sciocca, così gli appare rimpatriata goliardica. Orci, Freeman, il quale invece, malgrado gli acciacchi, si dimostra fin da subito il più scatenato, ma non. No, 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 scatenato, no. Sì, sono un po'. Dirty Grandpa, no, lì c'è De Niro. Per fare presto, Baldoria in compagnia è Sam Klein, che indossa mutandine in mezzo a queste ragazzine smutandate, Calvin Klein. No, no, ma. Allora, a Las Vegas, queste fanno perdere tutti i capelli, diventi calvo. Calvo, Calvin Klein. Allora, ne succederanno delle belle, bellissime, fra equivoci, scherzacci, amici miei, la supercazzola, no, ci vuole il Viagra, la supercazzola, una cosa diversa, e soprattutto un colpo di scema, sì, c'è una che se sembrava,
Mi sembrò quando la vidi la pornostar Courtney Cain che dice chi vuole tutti alzano, no, un colpo di scena, ecco, inaspettato. Infatti Billy assiste per puro, non è che siano purissimi questi qua, eh. Puro caso, lo spettacolo Canoro, Canoro di una matura attraente intrattenitrice date club, la fascinante e ancora sexy Diana Diana Mercenberg, MILF single, vedete, Connie Kane, adesso oramai è una MILF, ma anche all'epoca quando esordì con i porno movie non è che fosse giovanissimo. No, rimanendo anestasiato all'istante folgorato, dunque da prima pericolosamente infatuato e pian piano infatuato dinanzi a questa femme fatale, che un po' âgée alla sua età, però diciamo riesce a trasmettere quel sex appeal, come direbbe, diceva che è morto, a differenza di Michael Douglas, Morando, Morandini, nel suo dizionario di film, donna di sex appeal, che ti prende quella lì, pian piano, irreversibilmente, passionalmente innamorato. E forse non tutto andrà secondo quelli che sono i canoni di un amplesso, diciamo, posizione da... Non è andato bene, è andato boss gambo fra le... No, secondo i suoi calcolati piani. Piano, chi va sano va piano e va lontano. Poi qualche volta dovete essere, diciamo, un po' più aggressivi per dare ritmo, no? E poi dice: beh, allora, che sono queste? Las Vegas non è un granché, se vogliamo essere sinceri. E come giustamente sostiene il dizionario dei film, ecco, Morandini, non riferendosi soltanto alla trama, bensì furbescamente e metaforicamente ammiccando l'occhiolino. Da cose come dico io nasce coscia, no, al sottotesto autobiografico degli attori coinvolti. Ognuno si porta appresso, eh sì, i cipressi, no, nei pressi, lì sta al cimitero, ci sono sempre i cipressi, no, appresso perché questi fra un po' è purtroppo, no, il peso di una vita intera, qualche rancore e qualche nodo irrisolto. E non tutto fila liscio in quella che avrebbe dovuto essere un'indimenticabile. Buona. Cosa? Insomma, una reunion, diciamo. L'attoriale quartetto d'archi formato da Douglas, De Niro, Freeman e Klein vale comunque il prezzo del biglietto. E questo è qua, che si vede pur non essendo Las Vegas un film niente affatto memorabile. Che cosa? Niente di fallo. Di fa. Cioè, niente affatto memorabile. I nostri fuoriclasse, mossi sacri, non steccano una sola battuta e molti dei dialoghi scritti da Fogelman, sebbene siano rivolti soprattutto a un target, diciamo, di primo pelo. E quando si andava, che erano un po' maliziosi quegli insegnanti alle scuole, mi ricordo una delle scuole medie, guarda Stefano che se non studi come si deve ti farò pelo contro pelo, va benissimo, va benissimo, no, risultano ficcanti e non banali, unico frutto dell'amore, la banana. Banane, lampone. Qua si vede questa Mary sotto i lampioni. No, banale in molti punti. Punto G. Cosa? Ma è il manico. È il manico, come si suol dire, a mancare. Perché a una certa età non ce la fai neanche da solo. No, dicevo, c'è una regia ferma. Fermo con le mani, dai, basta. È coesa poiché Truth Job è un mediocre artigiano del cinema e spesso dirige sciattamente Las Vegas. Nonostante l'inizio incalzante e brillante, malgrado forse volesse essere nei suoi nobili ma non mantenuti propositi, ecco, facciamo le persone decorose e non scadiamo il pecoreccio, però questa Mary invoglia, nonostante l'età, pecori, cioè, no, no, perfino una bella malinconica riflessione sul tempo perduto, perde subito quota. Tempo perduto, il film trasformandosi in un semplice filmetto. Filmettino, ce lo guardiamo. No, di cassetta, scaccia pensieri senza troppe pretese. Allora, qui è troppo teso. No, facilmente archiviabile, sprecando dunque un cast pazzesco a favore purtroppo dell'intrattenimento più bolso e superficiale. Quindi, uomini, datevi non a un intrattenimento superficiale, a un entertainment, forse. Marginale? No! Cioè, perché? Ci vogliono i grandi film, ma ci vogliono anche... Sì, ma tu ti fai solo dei film? Lasci fare, che io so fare quel che si deve fare. Perché io ho un bel affare, sa? Io sono un affarista, sono anche un linguista, sì, sono un amante bilingue, però non sono bisessuale, ciao.